Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis e oggi facciamo ovviamente il recap dei vari eventi, ovviamente di tutto ciò che è uscito all'interno del gioco, proprio perché si sono accumulate tutte le informazioni in una volta e a me viene molto più comodo. Avrei voluto farlo ieri, in realtà, un video dove magari parlavo di eventi che sarebbero arrivati eccetera eccetera, ma essendo uscito il banner, essendo uscito gli eventi, a me conviene fare praticamente tutt'oggi. Infatti, se andiamo a vedere, abbiamo una nuova campagna attiva, che è la campagna praticamente dei 400 giorni dal rilascio, in cui ci vengono consegnati dei piccoli pacchetti al solito Moguri che possiamo aprire come la lotteria che abbiamo avuto gli altri giorni, e in più viene aggiunto un banner che praticamente è un banner a pagamento, quindi con le gemme rosse, che come potete vedere si potrà effettuare spendendo addirittura 300 cristalli rossi per 10 pullate, che potranno garantire un'arma 5 stelle o più. Questo banner potrà essere sfruttato fino a 3 volte, quindi molto comoda in realtà questa cosa, perché per 300 gemme avere comunque una multi con una 5 stelle garantita è un ottimo prezzo a mio avviso. Quindi totale 900 gemme rosse, però almeno 3, come minimo 3 armi 5 stelle se non di più, quindi secondo me non è male come offerta. Successivamente abbiamo il banner nuovo di Yuffie, insieme ovviamente all'ultimate di Kite Sith, banner di Yuffie tutto a tema Halloween, tutto a tema autunnale, dove abbiamo la nuova arma di Yuffie, che per l'appunto ci consente di ottenere il Little Red Wrath con l'attacco ghiaccio, quindi un altro di quei personaggi con attacco ghiaccio, che probabilmente è stata fatta uscire in concomitanza ovviamente col Baltor Ranking, visto che anche lì è possibile utilizzare gli attaccanti ghiaccio, dove appunto abbiamo un 940 di danno ghiaccio con 1.2 di moltiplicatore quando il nemico è debuffato, quindi è comunque un'ottima arma con un ottimo moltiplicatore, però col ghiaccio direi che siamo già messi abbastanza bene in teoria. E poi abbiamo il vestito, quindi boost HP e Magic Defense e poi Arcanum, che non è male. Ormai questi vestiti Arcanum senza attributo magico o fisico sono comunque ottimi. Però e poi la cosa che invece mi ha deluso in realtà è stato il rework dei vestiti, che però non sono stati reworkati come immaginavo io. Perché su Sephiroth mi ero immaginato un Arcanum, dato che comunque lui ha già un altro costume Wind Ability Damage, cioè nel senso un altro Wind Mastery lui già lo possiede. Cioè sta roba che Sephiroth comunque possiede due costumi Wind Mastery e neanche l'Arcanum, un po' sinceramente non lo so, mi fa strano. Cioè io avrei pensato appunto che essendo il Wind Mastery già nell'altro vestito, con l'upgrade dei vestiti lui sarebbe passato direttamente ad Arcanum, e quindi boost HP 15% e Wind Arcanum direttamente, così come Cloud poteva prendere sempre il boost del 15 punti HP e poi Healing Potencies poteva diventare Healing Potencies Mastery, tipo una roba del genere, in modo tale da creare praticamente una statistica a parte o comunque permettere appunto di poter staccare col boost healing in generale. Invece no, li hanno lasciati praticamente identici. La roba un pochettino mi ha deluso. Pensavo facessero appunto il Reawaken in generale. Sì che vabbè, 15 punti in HP sono ottimi, perché sono ottimi, ti consentono comunque di buildare il personaggio in maniera più semplice, però non lo so, mi sarei aspettato qualcosina di più. E poi vabbè, l'ultimate di Kite che già conosciamo, che l'abbiamo già vista, e il wallpaper nuovo non appena si faranno due overboost nell'arma di Yuffie nuova, però il banner lo vediamo poi nel dettaglio dopo. Informazioni aggiuntive sull'evento di Halloween,
dove appunto è stata aggiunta l'arma di Matt, come appunto immaginavo. Il candelabro che vi ho fatto vedere la scorsa volta è appunto arma esclusiva di Matt, quindi anche lui boost magic e boost tuono da poter farmare dentro l'evento di Halloween. Un'arma, vabbè, molto easy, buona magari per quelle che possono essere le refined, che per essere comunque magico tuono alla fine, specialmente anche per Vincent stesso che è uscito col vecchio banner, potrebbero essere utili. Ranking dungeon, anzi battle ranking in questo caso, nuovo evento dove abbiamo i boss. Il primo boss, il Maul Crawler, che già conosciamo, dove praticamente la difesa magica sarà efficace e anche gli attacchi magici saranno efficaci. Debolezza al tuono, però tuono magico sapete benissimo che siamo messi un po' così e così. Chi attiva con le Kirin va benissimo, chi ha Vincent col nuovo costume, col nuovo va benissimo, chi non ce li ha come me si attacca praticamente, quindi va benissimo. E poi invece il Red Dragon, che comunque è un boss che conosciamo benissimo, dove praticamente l'attacco magico e le contromisure contro il fog sono raccomandate, quindi va benissimo qua in questo caso anche utilizzare Eris, probabilmente con la Bahamut Rod, che sarà molto comoda per curare subito Fog. Però gli attacchi ghiaccio sono efficaci. Gli attacchi ghiaccio qui non vengono specificati, quindi sia magico che fisico andranno bene. E su questo posso essere più o meno felice, perché comunque io come ghiaccio non sono messo male, sono messo abbastanza bene, quindi sarà interessante vedere. Sarà interessante vedere quello che riuscirò a concludere in questo evento. Il Maul Crawler, il Maul Crawler, vediamo un po' quello che si riuscirà a fare in generale. Poi campagna dei 400 giorni dal rilascio, che adesso, come vi stavo dicendo, è attiva, dove si avrà la possibilità di poter ottenere ben 150 ticket completando delle missioni al solito, quindi basta andarsi a leggere le missioni e poi si potranno ottenere le ricompense. Tutti i personaggi guadagnano un 300% di esperienza in più per un tempo limitato di tempo, quindi se qualcuno non è riuscito durante l'anniversario ad alzare il livello dei personaggi, adesso potrà sicuramente farlo. E poi, come potete vedere, durante i login di 8 giorni riceveremo un totale delle lottery box. Quindi riceveremo un totale di 8 lottery box per 8 giorni a partire da oggi praticamente. E poi dei nuovi pacchetti speciali sono anche presenti all'interno dello shop, tra i quali ce n'è uno da 3000 gemme rosse con un ticket 5 stelle a scelta che potrebbe essere interessante. E poi anche per un certo tempo, per un periodo limitato di tempo, avremo il 100% di ricompense incrementate nelle training quest. Quindi se vi servono appunto... Questo mi sa che è comunque un avvertimento per quello che riguarda i level cap. Sicuramente avremo i level cap a 90 e quindi ci stanno dando praticamente tutti i frammenti per poter lavorare sullo stream board, quindi sulla nostra sferografia, e permetterci di aumentare il livello dei personaggi. Quindi mi sa che siamo vicini al level cap. E forse lo special event che è stato annunciato praticamente per mese prossimo potrebbe essere appunto un evento collegato al level cap. Anche se special event mi sembra un po' strano, però va bene, nel senso, anche se l'avessero messo come special event, a me sinceramente non mi darebbe fastidio. Quindi questo è quello che c'è per il momento all'interno del gioco. Ovviamente avremo modo di guardare anche il banner di Yuffie, che adesso cercherò di analizzare e approfondire nel dettaglio, e poi successivamente vi farò, forse nel pomeriggio addirittura, vi porterò i setup che utilizzo nel ranking battle per permettervi magari di fare un qualche punteggio in più. Il trucchetto ormai lo conoscete per fare magari punteggi iniziali, quindi quello di tenere gli HP bassi e aumentare praticamente tutto il resto, però ovviamente anche in base ai bonus, in base ai malus che avremo a disposizione, cercheremo in un modo o nell'altro di gestire anche gli altri, diciamo, anche diciamo tutti e due i boss, quindi sia quello ghiaccio sia quello tuono. Detto ciò, vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video possa esservi stato utile e noi ci becchiamo alla prossima.
Ciao.